La domanda è possibile mettere in piedi una piccola azienda creando un mercato locale, un'economia circolare, dove io vendo direttamente i miei prodotti puliti, senza pesticidi, fatti in un certo contesto di biodiversità, rispettando l'ambiente, eccetera, lasciando la terra fertile per le generazioni future? Mi sono dato 3 anni per verificare questa ipotesi e fino adesso le cose sono andate bene, sembra sia possibile, prevedendo delle strisce di fiori, degli habitat di svernamento per i predatori e altre strutture per gli uccelli. Si evita il 95% dei problemi di fitofagi, di insetti fitofagi dannosi. Il problema qui, in questo tipo di agricoltura, è che abbiamo perso il nostro potere decisionale, cioè diamo in mano tutto il nostro potere, tutta la nostra creatività a una serie di istituzioni che ci dicono cosa produrre, come produrre, quando produrre. E quindi io come agricoltore alla fine ci metto un sacco di capitali, ci metto trattori costosi, ci metto impianti antigrandine, ci metto altri macchinari e alla fine però sono gli altri che mi dicono cosa fare e che mi fissano il prezzo dei miei prodotti. Quindi io facevo questo fino a 15 anni fa, ho deciso di uscire da questo sistema. Io in qualche modo apprezzo quelli che mi dicono riprendiamoci in mano il nostro destino, riprendiamoci in mano la produzione. Un lavoro che richiede molta, molta manodopera, molto tempo, molta energia, però mi dà anche soddisfazione.